Ciao a tutti, bentornati. Eccoci qua. Allora, come sempre, mi vedrete vestita nello stesso modo per qualche video perché devo recuperare tre video e li giro adesso tutti in serie. Allora, oggi vi parlo di uno degli ultimi libri letti, ovvero La casa nella nebbia di Robert Brinza. Io l'ho letto su Kindle anche questo, vi lascerò qui la copertina. E si tratta del secondo capitolo della nuova serie su Kate Marshall. Kate Marshall non è la solita poliziotta, era una poliziotta, noi sappiamo in retroscena della sua vita dal primo romanzo, del quale vi ho già parlato, e questa volta Kate si ritroverà ad indagare su un caso che scoprirà poi essere legato a dei casi passati. Lei entra in contatto con questo caso per caso, cioè era in giro con suo figlio a fare delle immersioni in un lago e trovano il cadavere di un ragazzo. Da qui parte tutta la vicenda. Non mi sto a dilungare troppo perché la scrittura di Brinza ormai la conosciamo, ne ho già parlato più volte. A me piace tantissimo. Il libro è edito da Newton Compton. L'autore avanza nella storia con capitoli anche molto brevi e la cosa a me piace un sacco. Scusate, sono bloccata. Dormire col ventilatore mi fa male tutto. I capitoli brevi a me piacciono perché mantengono, secondo me, alta l'attenzione e la lettura sembra veloce, tutta da leggere tutto da un fiato. Quindi, anche questo romanzo della serie io lo promuovo. Quindi, al momento penso di aver letto tutto quello che è uscito dell'autore. Aspetto un nuovo caso sia con Kate che su Erica Foster. Io detto questo, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!